principali paesi produttori di cioccolata chi sono nel mondo? Beh, i principali paesi dove si coltiva, insomma, i produttori di cacao sono l'Africa, il Centro America, Sud America. Costa d'Avorio, Ghana, sì, poi c'è in Africa, Colombia, certo. Indonesia ho saputo anche. Sì, mentre nel Centro America troviamo la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, la Bolivia, il Perù, tutti forti produttori di cacao. E negli ultimi anni le quotazioni del cacao hanno avuto un rialzo, vero? Sì, negli ultimi anni abbiamo assistito a delle quotazioni internazionali via via crescenti. E di queste quotazioni crescenti, tuttavia, i piccoli produttori non hanno beneficiato. Ecco, quindi dobbiamo distinguere, c'è un mercato in mano alle grandi industrie della cioccolata, ovviamente, sì. Ai grandi produttori, sì, e poi ci sono i piccoli produttori locali. Sì, ci sono infatti delle grandi realtà che possiedono le proprie piantagioni e poi ci sono invece i piccoli produttori. Spesso questi piccoli produttori poco organizzati, che traggono tutto il loro reddito dal cacao, in realtà devono far fronte all'azione di intermediari, non hanno accesso diretto al mercato. E quindi dovendo far ricorso ad intermediari sono sottoposti. Vengono un po' raggirati e sfruttati da questi intermediari. Sì, sono sottoposti in una situazione di sfruttamento. Ecco, per questo il commercio equo solidale cosa fa? Dunque, il commercio equo solidale si propone proprio di ribaltare un po' questa situazione, importando i prodotti direttamente da questi piccoli produttori. Quindi mettendoli in contatto direttamente col mercato. Esattamente, la nostra idea è quella di riuscire a dare accesso al mercato ai piccoli produttori che diversamente non ce la farebbero. Ecco, e poi la cosa importante da sottolineare è che il cioccolato di questi piccoli produttori, il cioccolato di altro mercato del commercio equo solidale, è un cioccolato biologico, vero? Perché? Sì, noi pensiamo che i diritti umani siano comunque una cosa congiunta al rispetto della terra e quindi al mantenimento della terra in buone condizioni. E questo l'agricoltura biologica aiuta a realizzarlo. Proprio mettendo insieme le tecniche tradizionali culturali insieme anche alle più moderne tecnologie agronomiche dell'agricoltura biologica, si riescono quindi a realizzare dei prodotti assolutamente di prima qualità. Ecco, ci sono anche a parte la qualità, dei prodotti un po' particolari che vengono dal commercio ecosolidale, un po' diversi rispetto a quelli che ovviamente comunemente troviamo nella cioccolata. Direi proprio di sì, perché riusciamo ad entrare in contatto con realtà particolari e quindi valorizziamo culture, i loro ingredienti. Infatti abbiamo una linea di cioccolato che contiene lo zucchero integrale di canna. Lo zucchero integrale di canna viene prodotto attraverso delle tecniche tradizionali principalmente nelle Filippine ma anche nell'Ecuador e quindi in questo modo riusciamo a completare la filiera ecosolidale con i vari ingredienti. Ecco, quindi insomma è una maniera per appoggiare i piccoli produttori di cioccolata e per garantire loro il sostentamento. Esattamente. E che i loro diritti di produttori vengano rispettati. Inoltre noi conosciamo i nostri produttori, li conosciamo e li visitiamo e questo quindi è una grande garanzia sia per gli aspetti etici che per il monitoraggio della qualità. Assolutamente. In tempi in cui le frodi alimentari sono frequenti e spesso giorno, non si sa che cosa mangiamo, riuscire ad avere il controllo dell'intera filiera è molto importante. Grazie Luisa Calcin, davvero. Grazie responsabile di qualità di altro mercato.